Salve, diciamo che quello che sto per dire è qualcosa che scardina totalmente e scardinerà sicuramente le idee di molti materialisti. Mette automaticamente in crisi la loro posizione, senza neanche tanti giri di ragionamenti, riflessioni. In realtà quello che sto per dire in parte già l'avevo trattato in precedenti video, ma adesso cercherò di evidenziare un errore clamoroso nella posizione del materialismo ontologico. C'è un'accusa del materialismo verso l'idealismo in generale, e cioè che l'idealismo ridurrebbe gli oggetti percepiti a mere rappresentazioni. In questo live dimostrerò che non è vero, che secondo l'idealismo di Berkeley invece noi percepiamo le cose effettive, che addirittura si potrebbe dire che sono in qualche modo materiali queste idee sensibili, e che invece, tan tan tan, sorpresa sorpresa, sia il materialismo ontologico a cadere nel rappresentazionalismo e quindi di seguito nel scetticismo verso la materia, quindi si autocontraddice in maniera imbarazzante. E adesso lo dimostrerò con calma, però senza ripetere tutte le altre argomentazioni che di solito propongo. Allora, partiamo quindi dalla tesi materialista per mostrare all'interno di questa tesi l'enorme contraddizione. Secondo il materialismo, che tra l'altro si appoggia poi alla conoscenza scientifica, noi non possiamo percepire direttamente la realtà esterna del nostro corpo, perché la percezione è un fenomeno mentale e la mente, secondo il materialismo, è dentro la testa, è o il cervello, quindi visione riduzionista, o è un prodotto del cervello, visione emergentista. Ma anche tutte le attività che svolge la mente sono collegate al corpo e non possono uscire fuori, secondo questo schema. Tant'è che le stesse neuroscienze dicono che, per esempio, quello che noi vediamo alla fine, come prodotto finale della percezione, dell'elaborazione dei dati, non è la realtà esterna, ma il prodotto finale che vediamo direttamente nella nostra visione concreta, reale, attuale, è un'immagine mentale ricostruita dal cervello. Quindi è quella che noi vediamo, cioè quella che noi abbiamo davanti, anche secondo questo modello, non è la realtà esterna. Quella che abbiamo davanti al nostro punto di osservazione è una ricostruzione cerebrale, mentale, secondo questo paradigma. E quindi è una rappresentazione della realtà esterna, non è la realtà esterna. Ecco quindi che il materialismo cade nel rappresentazionalismo. Era l'accusa che faceva l'idealismo, di ridurre i contenuti percepiti a rappresentazioni. Poco conta che dopo il materialismo, senza dimostrare nulla, presupponga che il substrato di queste rappresentazioni siano poi oggetti effettivamente fisici ed estesi nello spazio-tempo. Perché nel momento in cui lo stesso materialismo porta al rappresentazionalismo, cioè di rappresentazioni dentro il cervello, impalpabili e astratte, o peggio ancora, coincidenti con l'elettricità dentro il cervello, tutto cade perché a questo punto, nel momento in cui si dimostra, cioè si afferma questa prospettiva nel materialismo, e non può essere altrimenti, cioè non si può nel materialismo pensare che la percezione esca fuori dal corpo e vada a vedere direttamente le cose. Quindi il materialismo, per i suoi stessi assunti e per la fede che ha nello scientismo, è costretto a presumere che la percezione sia diretta verso rappresentazioni astratte dentro il cervello, che sarebbero copie impalpabili e immateriali della realtà esterna. Una volta accettato questo, automaticamente, automatico, si pone lo scetticismo nei confronti della realtà esterna addirittura. Perché se quelle che vediamo sono rappresentazioni costruite dal nostro cervello,
Vale l'obiezione del cervello in vasca, vale qualunque forma di scetticismo, a meno che il materialista non dimostri, con argomenti logici, che la realtà esterna alla sua percezione e a quella degli altri abbia un substrato fisico materiale e non di altro tipo. E come fa? Il materialista si appoggia alla scienza, all'osservazione, ma la scienza e l'osservazione non possono in alcun modo confermare, secondo questo stesso schema della percezione, che la realtà esterna alla percezione sia materiale. Perché se anche il materialista usasse degli strumenti, gli strumenti che lui vede sono per lui rappresentazioni. E quindi non, è quello che permettono di osservare questi strumenti sono anch'essi rappresentazioni. Quindi non esce fuori da questo limite. Allora deve produrre un'argomentazione logica che dimostri la necessità presunta che la realtà esterna alla sua rappresentazione e a quella degli altri sia una realtà veramente materiale. Attenzione, non fraintendete, non giudicate affrettatamente, perché il discorso è comunque abbastanza articolato, nonostante mi soffermi solo su queste poche cose. E adesso voglio anche, peggiorare la situazione, far peggiorare la situazione per il materialismo. Perché? Cosa succede? Andiamo a vedere se è vero che nel caso sia giusto il materialismo come presupposto, come teoria. Noi percepiremmo rappresentazioni dentro la testa. Però, attenzione, se le rappresentazioni non fossero neanche nella testa, allora dovremmo totalmente scartare il materialismo. E vediamo se almeno c'è un qualcosa che ci faccia pensare che le immagini che vediamo siano rappresentazioni che stanno dentro la testa. Allora, innanzitutto manca una prova empirica, perché se noi aprissimo la testa di una persona, il cervello di una persona, senza farlo morire, non gli osserveremmo le immagini che vede, o che sogna, o i suoni che sente, i gusti che prova. Vedremo solo delle sinapsi dei neuroni, cioè materia cerebrale in realtà, connessa in un certo modo. E quindi già manca la prova empirica, visibile. Non c'è un riscontro evidente che esistano immagini e rappresentazioni nel cervello. Anzi, questa è stata una cosa che poi persino Henri Bergson ha contraddetto, studiando il caso di pazienti affetti da perdita di memoria, danni al cervello, e dimostrando che nel caso in cui recuperavano la memoria, ciò sarebbe stato impossibile se i ricordi, le rappresentazioni, le immaginazioni fossero state dentro il cervello. C'è un altro problema, c'è un problema proprio ancora più grave di natura logica. Se le rappresentazioni che abbiamo e che vediamo colorate, estese e tangibili stessero dentro il cervello, nel momento in cui noi constatiamo che dentro il cervello non sono osservabili, vuol dire o che non ci sono, il che quindi distrugge totalmente il materialismo, oppure sono invisibili, sono trasparenti, cioè nonostante noi le vediamo colorate, estese e sensibili queste sensazioni visive, tattili, sonore, gustative, di fatto oggettivamente sarebbero invece non sensibili. Allora qui sorge un problema di natura logica. Com'è possibile che una cosa che mostra in maniera evidente e auto-evidente che quello che noi vediamo abbia un colore, una forma, tant'è che Husserl stesso diceva che questo è uno dei presupposti indubitabili della datità primaria, cioè del dato che si dà immediatamente alla coscienza. È indubitabile, è innegabile che quello che noi vediamo e percepiamo abbia un'estensione, un colore, una forma. Ma sarebbe paradossale se questo contenuto direttamente percepito dai nostri sensi e di cui siamo coscienti nella nostra prospettiva di consapevolezza fenomenica fosse un dato astratto, impalpabile e non sensibile, perché avremmo la contraddizione che una cosa oggettivamente non visibile, non sensibile, non colorata, non formata, eccetera, eccetera, poi
abbia queste caratteristiche che sono innegabili nella nostra esperienza concreta e soggettiva. E quindi questo dimostra proprio l'assurdità totale del materialismo, che quindi cade nella critica che pone all'idealismo, quindi è costretto a cadere nel rappresentazionalismo, e per giunta il rappresentazionalismo causa ancora più problemi di quelli che risolve. Però il materialismo è costretto a cadere nel rappresentazionalismo, nel momento in cui dice che la mente è dentro la testa, è nel cervello, o il cervello, e quindi anche l'attività percettiva e sensoriale è nel corpo, non può uscire fuori dal corpo. Non è che la mente caccia una pellicola invisibile, un'energia invisibile che ingloba il mondo esterno, gli oggetti, e ce li fa vedere direttamente come sono. Secondo il modello materialista, noi al massimo captiamo gli stimoli esterni con gli organi sensoriali, che sono passivi però dal punto di vista della sensorialità, cioè sono solo dei captatori di stimoli, ma poi il prodotto finale lo produce il cervello secondo il materialismo. E tant'è che questo è coerente nel materialismo con il fatto che sogniamo, e infatti secondo il materialismo almeno questo si può spiegare in modo coerente. Cioè noi sogniamo nonostante abbiamo gli organi sensoriali disattivati, gli occhi chiusi, eccetera, eccetera, proprio perché non sono gli organi sensoriali a creare l'immagine e a vedere, a percepire di per sé, ma sarebbe il cervello. Quindi nel sogno, all'interno della visione materialista, dovremmo coerentemente pensare che sia il cervello a vedere, che sia il cervello a creare e vedere le immagini dei sogni. Quindi se questo accade nel sogno, a maggior ragione non c'è niente che escluda che questo non valga anche per la veglia. Ok. Quindi il materialismo praticamente ha solo punti deboli, non ci sta nessun punto a favore di nessun tipo. Questa è soltanto una minima critica che si può fare. Le altre critiche già le ho fatte, la critica all'emergentismo, la critica di Berkeley a tutte le altre questioni del materialismo, la meccanica quantistica che è in totale contraddizione con una visione meccanicistica, materialistica, deterministica dell'universo macroscopico. Quindi ci sono solo problemi infiniti nel materialismo, e adesso invece vi dimostro che l'idealismo, anche su questo argomento delle rappresentazioni, è favorito, perché l'idealismo di Berkeley non dice e non cade nell'idea che noi percepiamo vuote rappresentazioni mentali. No, Berkeley dice che quelle che noi vediamo quando siamo svegli, e forse anche quelle che sogniamo, sono idee sensibili, eternamente esistenti in Dio, neanche create, eternamente esistenti in Dio. E che quindi hanno una realtà concreta e oggettiva, non sono rappresentazioni vuote e impalpabili, sono degli oggetti, delle idee sensibili, che potrebbero addirittura avere una materialità, anche se una materialità però non integrale, per come lo può, diciamo, concepire il materialista, questo concetto. Si può dire che queste idee sensibili che vediamo nella nostra coscienza, nel nostro campo mentale, e in questo incluso persino il proprio corpo sensibile, è una forma di energia sostanziale che assume queste forme e che sono idee sensibili. Ecco perché Berkeley chiamava le percezioni, cioè gli oggetti sensibili, idee sensibili, proprio per distinguere dalle vuote rappresentazioni. E quindi è proprio Berkeley che distrugge lo scetticismo e che con questo idealismo ci dimostra che noi percepiamo direttamente le cose e non rappresentazioni delle cose. È stupendo. Mi piace troppo il fatto che l'arroganza, l'ignoranza, lo scetticismo comune di tante persone in merito al materialismo venga disintegrato dalla pura razionalità e dalla logica lineare, a cui nessuno può sfuggire nel momento in cui ci si imbatte in un ragionamento dialettico logicamente valido. Quindi l'idealismo di Berkeley invece risolve lo scetticismo, noi percepiamo le cose effettive. È vero anche che nell'ultimo sviluppo del pensiero di Berkeley si è avvicinato al platonismo e quindi ha ritenuto che le
le percezioni sensibili, le idee sensibili che abbiamo, che percepiamo, sarebbero delle realtà secondarie rispetto all'idea sovrasensibile che sarebbe in Dio. Però, attenzione, intanto questo è il secondo sviluppo della sua filosofia e niente vieta che avesse potuto sbagliare. Ma anche se ciò fosse corretto, si potrebbe pensare che semplicemente l'idea della cosa in sé abbia due aspetti. Quello relativo alla percezione, quindi l'aspetto sensibile, e quello totalmente ideale, sovrasensibile. E che quindi non siano due cose separate, ma siano la stessa cosa sotto due forme e aspetti diversi, se possiamo dire così. Il che risolve quindi totalmente qualunque tipo di disputa e problema del genere. Luca Conti che mi saluta, adesso sto vedendo la chat. Pseudoscienza dice: se tu conoscessi più scienza, sapresti che il materialismo è coerente. No, però assolutamente ti ho dimostrato che il materialismo logicamente cade in una incoerenza mostruosa. Maurizio Fedeli dice: carissimo Angelo, ti abbraccio fraternamente, siamo colleghi di pensiero e di canottiera, mi ricordi me stesso da giovane, ne sono lusingato, caro Maurizio. Diciamola tutta, dice, ti dimentichi sempre che le nostre percezioni avvengono nel tempo, che è al di fuori di noi e che esiste se tanto mi dà tanto Kant docet. Beh, il tempo è certamente innegabile, però dipende che cosa intendiamo con tempo. Il tempo soggettivo, cioè di uno scorrere di stati d'animo, di un'apparizione e sparizione di percezioni, quello c'è. Ma l'idea che noi siamo, come hai detto allora, che il tempo è al di fuori di noi, questa non è una prova assolutamente, perché anche questa è una forma di errore della petizio principi. Il tempo fuori di noi, inteso come qualcosa che scorre, richiede una realtà materiale, altrimenti non ha senso pensare a un tempo che scorre senza una realtà materiale esterna, e quindi la realtà materiale deve per forza essere diveniente, trasformarsi e evolvere nel tempo. E questo non solo viene contraddetto in maniera esemplare da Emanuele Severino, ma non è neanche l'esperienza reale, come invece diceva Nietzsche. L'eterno ritorno di Nietzsche è esemplare. Io su questo ci ho fatto anche delle relazioni, sia sul testo di Emanuele Severino, chiamato L'anello del ritorno, che vi invito a leggere, e sia su un altro autore contrario ad Emanuele Severino e in accordo con la tradizione, diciamo, accademica convenzionale su Nietzsche e sull'eterno ritorno. Ecco, proprio il concetto di divenire, di temporalità, inteso dal pensiero greco e quindi anche poi dal pensiero occidentale, è sbagliato perché presuppone che sia evidente che le cose si trasformino e che quindi emergano dal nulla e una volta sparite dall'orizzonte fenomenico percettivo, divengano di nuovo nulla. E quindi in questo schema l'ente coincide con il nulla, perché? Proprio perché Nietzsche diceva che la realtà dell'ente è nel divenire, e nel divenire c'è il passaggio dal nulla all'essere ente, al di nuovo essere nulla. Ecco che in questo divenire, in questa linea del divenire, che sarebbe la vera realtà dell'ente, secondo Nietzsche, e secondo il pensiero occidentale, ecco che l'ente coincide con il nulla, contraddizione infinita, l'essere coincide con il niente, gravissimo, gravissimo. Tant'è che poi è proprio per questo che l'eterno ritorno, come fondazione scientifica, arriva a una contraddizione infinita. E cioè, Nietzsche voleva dimostrare l'assoluto divenire dell'universo e per dimostrarlo cade in una struttura immutabile. Cioè l'eterno ritorno di tutte le cose. Ciclicamente l'universo si ripeterà letteralmente infinite volte allo stesso modo. E questo per conservare il divenire. Il divenire quindi sfocia in una struttura immutabile, contraddizione infinita, a cui si è tentato di risolvere questo gravissimo problema, attenuando la conclusione di Nietzsche, dicendo che no, Nietzsche non voleva dare una fondazione scientifica, lui lo intendeva in senso non cosmologico dell'eterno ritorno, ma in senso morale, metaforico.
Beh, c'è da dire questo. Intanto Nietzsche ha scritto queste cose, quindi intanto è un dato di fatto che lui ha dato una fondazione scientifica a quella teoria. E non avrebbe senso averlo fatto se non avesse avuto intenzione di dare anche un valore a quel significato. Inoltre, la fondazione, il significato, l'interpretazione cosmologica non ha nulla quella morale. Viceversa, l'interpretazione strettamente morale che vuole negare quella cosmologica riduce tutto a una questione metaforica, simbolica, che però nega arbitrariamente l'interpretazione cosmologica. Quindi l'interpretazione cosmologica integra anche quella morale, ma il contrario non avviene. E quindi non si capisce perché poi Nietzsche, che voleva distruggere ogni illusione, ogni menzogna, avrebbe proposto una teoria falsa, o comunque dalla non pretesa di verità e scientificità, o almeno coerenza logica, soltanto per dare un indirizzo e un modo di vivere all'umanità, il che sarebbe stato al pari di una religione che dal suo punto di vista non si fonda su una verità, ma soltanto su illusioni. Ma sarebbe stato totalmente incoerente, quindi, da parte sua agire in quel modo. Quindi, evidentemente, lui credeva davvero che la realtà corrispondesse all'eterno ritorno, ma non ha compreso fino in fondo il perché l'eterno ritorno è paradossale. È paradossale non perché la realtà è paradossale, è vertiginosa, è oltre la nostra comprensione, ma proprio perché la premessa su cui si fonda il concetto di divenire è una pura antinomia. È per quello che sfocia in una contraddizione palese. Certo, il divenire c'è, è un divenire che comunque esiste, è quello della nostra esperienza, ma è un divenire non che si deve intendere come trasformazione della materia esterna da noi, come la trasformazione degli schemi, delle configurazioni del mondo, come passaggio dall'essere al niente, che è totalmente assurdo, ma è come apparizione, sparizione degli eterni, come dice Severino. E Severino dice che ogni stato dell'universo, ogni istante t di tempo è eterno. E non è la legna che brucia, una sostanza materiale che brucia e si trasforma e quindi sparisce la legna e diventa cenere. No, appare la legna, poi appare il fuoco e poi appare la cenere. È un'apparizione, sparizione di stati eterni. E se noi vediamo questo nella chiave di Berkeley, dove le cose che vediamo non sono rappresentazioni, ma sono idee eterne nella mente divina, che vengono proiettate nei nostri campi percettivi. Ecco quindi che abbiamo una totale coincidenza di quello che dice Emanuele Severino con quello che dice Berkeley. È semplice. Maurizio Fedeli dice: chi di voi è in grado di definire cos'è il tempo? E diciamola tutta, poi ha detto: dipende da quale sistema di riferimento vuoi che sia la risposta. E poi è nata una piccola discussione tra loro e pseudoscienze, SRI, Paul Theta. Allora, un attimo che la riprendo dall'inizio. Allora, Paul Theta dice: tempo è il cambiamento delle particelle. Pseudoscienze dice: il tempo è la differenza nella velocità di reazioni fisiche nel mondo esterno rispetto a noi. Beh, è una definizione comunque che si rifà già a un'idea inverificata della realtà e quindi non può avere una pretesa di oggettività. Maurizio Fedeli dice: sono definizioni interessanti, ma bisogna andare all'essenza. Paul Theta dice: errore, tempo è il cambiamento delle particelle nello spazio. Pseudoscienza dice: errore tu. Paul Theta dice: ah, l'armonia delle sfere. Poi è chiaro che questi commenti sono stati fatti prima della conclusione parziale del mio intervento. Maurizio Fedeli dice: mi sembra che tutti conveniate che il tempo è legato alla modificazione. Pseudoscienza dice: sei tu che non sai giustificare il pensiero materialista, ciò non significa che non sia giustificabile come posizione. Paul Theta: no, Maurizio Fedele, non è modificazione. Paul Theta dice: ostia, sbaglio tasto, non è una modificazione, il cambiamento di particelle nello spazio, non si modifica, cambia posizione, tutto lì.
pseudoscienza dice Pauls è ancora della fisica alla fisica di Newton. Diciamola tutta, scrive Kant, la determinazione della mia esistenza nel tempo presuppone l'esistenza di cose reali da me percepite come fuori di me. Beh, siamo nell'idealismo di Berkeley, non è che siamo, cioè non è che questo dimostra che sia necessario che la realtà esterna da noi, che in Berkeley è Dio, con le idee eternamente presenti, sia una realtà oggettivamente estesa fuori da uno spirito e fuori da una mente infinita. Maurizio Fedeli dice: cosa è una modificazione all'interno di un sistema? Diciamola tutta, dice: orbene, la coscienza nel tempo è necessariamente collegata alla coscienza della possibilità di questa determinazione temporale e di conseguenza necessariamente collegata anche all'esistenza delle cose fuori di me, in quanto condizione della determinazione temporale, cioè la coscienza della mia propria esistenza e nel contempo immediata coscienza dell'esistenza di altre cose fuori di me. Perfetto, Berkeley è perfettissimo, proprio perché l'idealismo di Berkeley non è l'idealismo fantoccio che viene generalmente confutato facilmente perché è appunto un idealismo fantoccio, tarocco, ma è un idealismo più preciso e sofisticato di quello che si può credere e che sfocia nel realismo, anche se non è il realismo materialista. Paul Theda dice: sì, ma è dimostrabile e osservabile, non una formula indimostrabile. Henry Critical dice: ciao, volevo chiederti cosa ne pensi dei poteri nascosti della mente e su cosa succederebbe se sbloccassimo il 100% del nostro cervello. Beh, io penso che potenzialmente noi abbiamo infinite risorse, potenzialità, capacità, ma che siamo autolimitati per fare questo tipo di esperienza di vita e teoricamente, diciamo, io credo che tutto sia possibile fino a prova contraria. Non che tutto sia possibile solo se viene dimostrato. Io penso che tutto, finché non viene confutato, sia teoricamente plausibile, se non è in contraddizione con i fatti e con la logica. Chiusa parentesi. E comunque non parlerei di cervello perché secondo l'idealismo non è il cervello che contiene rappresentazioni, ma è l'anima che contiene non rappresentazioni. Ma neanche contiene, anche contiene sbagliato, semplicemente percepisce delle idee, degli oggetti sensibili che sono in rapporto a lei. E siccome l'anima non è una cosa, non è una stanza, non bisogna immaginare l'anima come una stanza che contiene degli oggetti, ma come qualcosa che semplicemente li percepisce, allora possiamo dire che l'anima non percepisce rappresentazioni che crea dentro di sé, ma degli oggetti sensibili che gli mette davanti la fonte, come potrei dire, però non in modo casuale, ma rispecchiando l'interiorità dell'anima. Quindi c'è una sincronizzazione, di questo ne ho parlato in altri interventi. Allora, dove ero arrivato a leggere? Paul Theda dice: Maurizio, qualcosa può essere modificato? No, qualcosa può essere modificato senza che si sposti. Maurizio Fedeli dice: qualunque modificazione. Theta risponde: il tempo è dato dalla misurazione di una particella della Sole galassia che si muove e si sposta rispetto ad un altro. Abbiamo così il tempo, le stagioni, il tempo in sé non esiste, è solo una considerazione che le particelle si spostino. Maurizio Fedeli dice: visualizzate qualunque tipo di modificazione all'interno di un sistema, se non c'è modificazione non c'è lo scorrere del tempo. Io credo che la definizione che ha dato ora Maurizio Fedeli sia la migliore attualmente, perché che sia il riferimento ai nostri stati mentali, alle nostre percezioni o ad altro, è una cosa universale questa definizione, che vale sempre. Pseudoscienza dice: stai facendo confusione, vai a guardarti il metodo scientifico. Non so a chi si riferisce. Paul Theda dice: Maurizio, se per modificazione intendi il cambiamento di posizione, concordo. Henry Critical dice: infatti, considero il cervello solo un elaboratore di dati e non la fonte della coscienza. Io credo che non abbia neanche la funzione di elaboratore di dati, perché il cervello sensibile è un oggetto sensibile e quindi non ha un potere causale sulle altre idee sensibili. È chiaro che, se è vero l'idealismo, non sono gli oggetti sensibili a essere rappresentazioni, ma quello che loro rappresentano complessivamente nelle loro relazioni. Quindi non sarebbe il cervello sensibile a far percepire, neanche il corpo sensibile percepirebbe, ma ci
ci sarebbe una connessione ideale che rappresenterebbe la simulazione di una realtà fisica attraverso un ordine di immagini e di percezioni sensibili nell'anima di chiunque. Allora, diciamola tutta, dice, la dimostrazione di Kant muove dalla coscienza di esistere nel tempo. Non possiamo dire semplicemente io esisto senza riconoscere che siamo in un tempo. Ciò prova che esiste una determinazione empirica dell'esistenza nella quale si coglie ciò che di permanente vi è in ogni percezione, ma tale permanenza non può essere qualcosa di interno, visto che l'esistere nel tempo richiede di venire, ma tale permanenza, si è ripetuto. Ma tale permanenza non può essere qualcosa di interno, visto che l'esistere nel tempo richiede di venire determinato proprio da ciò che è permanente nella percezione, la quale richiede l'esistenza di oggetti, fenomeni percepibili. E questo, lo ripeto ancora una volta, corrisponde all'idealismo di Berkeley, però non all'idealismo in generale, dove le idee sensibili sono degli oggetti che esistono eternamente nella mente di Dio e l'io fenomenico, l'io psicologico, in qualche modo è sì inserito nella prospettiva temporale, però è una prospettiva temporale soggettiva. Ma la parte più profonda di noi, invece, l'essere stesso, potremmo anche definirlo come qualcosa che sta fermo. Anzi, di contro, se una parte di noi non fosse immutabile e ferma, noi non potremmo neanche cogliere il cambiamento, l'apparizione e sparizione di stati. Il passaggio dall'attimo prima all'attimo successivo. Se noi non fossimo la prospettiva eterna della realtà stessa, quindi l'essere supremo che osserva da questo punto di vista il mondo fenomenico, se non fossimo questa veduta eterna e infinita, che quindi è la stessa e unica per tutti, perché non può esserci un eterno e un infinito che si contrappone a un altro eterno e un altro infinito, come potremmo noi, se noi fossimo nello scorrere del tempo, come potremmo osservare contemporaneamente l'attimo di prima e l'attimo di dopo? Perché quando noi riusciamo a cogliere il passaggio tra l'istante di prima e l'istante di dopo, vuol dire che sia l'istante di prima che il momento presente, che l'istante di dopo, appaiono insieme per un momento nella nostra prospettiva. E quindi vuol dire che c'è una parte di noi che è ferma rispetto a questo passaggio. È immutabile, è ferma e quindi non è direttamente nel tempo. Mentre invece l'io psicologico, tutt'al più l'io fenomenico, quello possiamo dire pure che è inserito nella temporalità, ma perché anch'esso è una, da questo punto di vista, rappresentazione delle nostre idee. Non è mica un'identità oggettiva che possiamo vedere, è un'identità in parte fittizia nella quale ci identifichiamo. Allora, pseudoscienze dice, ma l'esistenza è implicita anche nelle sensazioni, una sensazione può prescindere dal tempo. Diciamola tutta, dice, ma no, Angelo, riconoscendo il tempo come empirico e oggettivo, l'idealismo cade. Ma infatti io non ho detto che il tempo è oggettivo, io ho detto che il tempo è soggettivo, tutta più intersoggettivo, se vogliamo dirla così, e che c'è una parte immutabile persino di noi che deve essere mutabile, se no non potrebbe cogliere il passaggio dall'attimo prima all'attimo dopo, in questa continuità temporale. Pseudoscienza, lui dice, lui intende da una fonte oggettiva, non da un mondo oggettivo esteso. Esatto, quindi quello che dice Kant, in poche parole, dimostra al massimo la necessità che ci sia, come ritengo anch'io, una fonte oggettiva che proietti la stessa esperienza sensibile per tutti quando siamo svegli. Ma non che questa fonte e questa realtà esterna da noi, esterna dalla mente individuale, debba essere oggettivamente in se stessa estesa, spaziale e temporale, e che per giunta lo sia in modo però parziale, cioè nel senso che lo sia senza che ci sia un campo mentale che dia ragione di quelle caratteristiche sensibili di estensione, di spazio, di tempo. Allora, Henry Critical, hai mai fatto un viaggio astrale? Eh sì, sono state quelle esperienze che mi hanno iniziato a far dubitare, diciamo, della struttura della realtà e della mente. Anche perché, ecco, grazie per lo spunto,
Nei viaggi astrali che in me si sono trasformati a volte in opere, esperienze fuori dal cosiddetto corpo, in realtà ora esaminandole col senno di poi non direi che si esce fuori dal corpo, perché il corpo sensibile è un'idea dentro la nostra anima, quindi noi non è che usciamo fuori da un corpo che oggettivamente esiste solo come idea e non come oggetto fisico fuori dalla mente e che la ingloberebbe. Quindi noi non usciamo fuori dal corpo secondo l'idealismo. Noi nello stato dell'hobby, dell'esperienza dell'hobby, abbiamo altre idee che vengono sempre inviate dalla fonte che rappresentano un altro contesto, un'altra condizione interiore che viene rappresentata attraverso quelle idee sensibili, quegli oggetti che abbiamo quando abbiamo l'hobby. Allora, diciamola tutta, dice, ma Kant non la pensava così, tant'è vero che criticava Berkeley e Cartesio, ma su cosa non la pensava così? Vorrei che mi si specificasse meglio questo. Pseudoscienza dice: non c'entra niente questo. Cosa? Non so a chi si riferisce, se a me, se a qualcun altro. Cultura 2, vabbè, 2 più 0, ma se anche la mente fosse un'idea, no, questo è impossibile da qualunque prospettiva la esaminiamo. La mente deve essere qualcosa di reale, almeno temporaneamente deve esserci di per sé, non può essere un'idea o una rappresentazione. La mente è un qualcosa, che sia un epifenomeno del cervello, che sia l'anima, che sia qualcosa, la mente c'è. Allora, Paul Theta dice: Henry non è un elaboratore dati, ma una centrale elettrica, proprio come ogni cellula funziona ad elettricità. Il cervello riceve il dato dalla mente e scarica l'impulso elettrico. The Legend Roy dice: i viaggi astrali sembrano sogni lucidi. Per quel che dice Paul Theta, no, non va bene, perché se l'anima o la mente fosse qualcosa di diverso dal cervello, c'è il problema di come possano interagire queste due cose, soprattutto se l'anima si intende in senso trascendente e immateriale. Ma anche il problema del ritenere la mente un epifenomeno dell'attività cerebrale cade nella contraddizione dell'emergentismo. Spero di non doverla riproporre anche qui perché sarebbe troppo lunga. Comunque la critica all'emergentismo nasce dal fatto che non esistono veramente proprietà nuove emergenti in natura, ma tutte le pseudo-proprietà nuove in natura sono totalmente riducibili a processi elementari del livello subatomico. E quindi il caso della coscienza sarebbe davvero un caso unico, esemplare di proprietà nuova, realmente emergente e trascendente rispetto ai processi meccanici del cervello. Il problema è proprio questo: c'è un salto ingiustificato nell'emergentismo tra l'aspetto mentale dell'attività psichica della coscienza e questi meccanismi cerebrali che sono su due livelli diversi. Quindi per l'emergentismo o si presuppone che la vita, la coscienza e l'intelligenza già esistano nel tessuto della realtà, nelle particelle, in tutta la materia, e che emerga a seconda di una configurazione materiale come il cervello, oppure stiamo parlando di creazionismo biblico traslato però, cioè di creazione dal nulla, cioè creazione da processi meccanici elettrici, a qualcosa che li trascende magicamente e che non ci sarebbe una connessione, una gradualità, non ci sarebbe una gradualità tra queste presunte attività bioelettriche e biochimiche nel cervello e la coscienza. E poi c'è anche un problema proprio scientifico, cioè il problema della universalità delle equazioni che descrivono i campi elettromagnetici di tutto l'universo, secondo cui tutti gli elettroni che costituiscono anche i flussi elettrici dentro il cervello hanno tutte le stesse proprietà. Quindi, se si dice che la coscienza umana o animale è attività elettrica o è prodotta da attività elettrica dentro il cervello, si dovrebbe estendere questo a tutto l'universo. Per coerenza. È chiaro poi che i materialisti emergentisti usano la scappatoia di dire: no, non è l'elettricità in sé, ma è la complessità delle interazioni dentro il cervello che causa la vita psichica, la coscienza. Allora, intanto il concetto di complessità è una sciocchezza, perché
La complessità è un termine relativo, soggettivo, non può essere applicato a qualcosa che noi riteniamo oggettivo come il cervello e il suo funzionamento, che sarebbe all'esterno della nostra mente, visto che sarebbe la causa della nostra mente. Quindi non si può attribuire al cervello la complessità, le interazioni non è che possono giustificarsi appellandosi al concetto arbitrario di complessità che non vuol dire nulla. Il fatto che le interazioni siano complesse, tra l'altro, è un problema di calcolo a livello quantitativo, cioè che attualmente gli scienziati e i ricercatori non hanno gli strumenti per calcolare tutte le variabili, i fattori che potrebbero determinare come da questa pseudocomplessità emerga il pensiero, la coscienza, la vita psichica. Ma di fatto, oltre a non risolvere nulla questo concetto arbitrario e vago di complessità, perché non spiega come mai ci sia questo passaggio magico da processi immateriali alla coscienza, lo ripeto, è un termine vago, arbitrario, non risolve nulla. Così come il concetto di emergenza, come già ho spiegato molto meglio, molto più approfonditamente in altre dirette, in altri video, e vi invito a guardarle. Ci sono miliardi di argomenti che sono tutti connessi tra loro, ma io non posso tutte le volte che affronto questi temi ripresentarli esaustivamente. Quindi mi perdonerete se abbozzo soltanto delle generiche illustrazioni di questi temi, che però reputo già sufficienti per chiarire questi aspetti. Allora, io dovrei chiudere anche, mi dispiace dover chiudere, ma mi sono già trattenuto oltre il tempo che mi ero prefissato. E comunque, questo per dire che il materialismo, ecco, concludiamo, inviterei anche pseudoscienze però a entrare in live un giorno con me, perché apprezzo che lui abbia supportato spesso il mio canale, i miei video, sia stato anche simpatico, gentile molte volte. Però non mi piace quando se ne esce con queste sparate del tipo tu non conosci bene la scienza, tu non conosci bene il materialismo, però poi non giustifica, non argomenta, non dimostra queste sue pretese, queste sue accuse. Allora, come ultimo commento, cioè, diciamola tutta che dice, intendevo dire che l'esposizione precedente veniva usata da Kant per criticare Berkeley, non per avvalorare le tesi, intendendo il tempo come una costante esterna universale. No, in realtà Kant dovrebbe coerentemente dimostrare invece che c'è una realtà esterna, oggettiva, ma non che debba essere anche temporale questa realtà. Deve esserci il tempo c'è, è innegabile, ma non è necessario che sia oggettivo ed esterno dal soggetto. Quindi questo deve essere chiarito. E certo, comunque è difficile spiegarsi in chat perché sono argomenti purtroppo elaborati. Anche per quello ti avevo proposto la diretta che avremo eventualmente la settimana prossima, non so se lunedì o mercoledì. Anche per pseudoscienze vale lo stesso appello, proprio perché sono argomenti molto elaborati. È pesante per entrambe le parti, scrivere dei papiri perché poi finisce lì. Nel dover scrivere pagine e pagine di spiegazioni, di risposte che magari non esauriscono poi l'argomento, ma creano ancora altri equivoci o altre cose da chiarire, quindi è meglio affrontare il discorso parlando. Si fa prima e forse ci si capisce anche meglio. Allora, Manu dice pseudoscienza è il capo bastone della parte intelligente di YouTube. Ma pseudoscienza, io ti ringrazio, lui ha detto adesso. Io non ho niente contro la persona, anzi ti ritengo migliore della maggior parte delle persone. Se però ignori degli argomenti non posso mica far finta di niente, non lo trovo giusto. No, allora io te l'ho detto, io apprezzo la tua stima, l'ho già ammesso, l'ho riconosciuto e ti ringrazio. Però un tuo difetto è che dici queste cose ogni tanto, dici tu non conosci però, ignori degli argomenti. Però lo dici senza poi argomentare, e comunque anche argomentando per quel che si può fare attraverso la chat, non lo trovo tanto giusto porre delle critiche così da cui poi uno difficilmente può difendersi, ammesso che ci sia qualcosa da cui difendersi.
E quindi sarebbe giusto poi fare un live dove uno può rispondere poi in maniera completa, chiara, senza equivoci, fraintendimenti, anche perché poi ci sono persone che leggono e quindi poi se non c'è un chiarimento, poi qualcuno può pensare che davvero io ignori degli argomenti. Non puoi avere, diciamo, il sospetto, non ti viene il sospetto che sia tu invece ad aver travisato qualcosa che ho detto io. E che invece addirittura sia tu che ignori qualcosa o abbia dei pregiudizi nel merito che ti fanno pensare questo. Perché io per argomentare certe cose le ho dovute anche studiare, non è che mi sono inventato l'emergentismo, non è che mi sono inventato io il meccanismo della percezione sensoriale rappresentazionalista nel materialismo e di quello che dicono le neuroscienze. Non è che io mi invento le giustificazioni del materialismo, io le prendo e le esamino e le contraddico, ma non è che me le invento per contraddirle a piacere. Se credi che sbagli in quello che dico, allora dimostralo, dimostra che io non stia riferendomi alle giuste e alle corrette interpretazioni materialiste che vado ad esaminare. Allora, diciamola tutta, dice il tempo è oggettivo e soggettivo. Freud lo dimostra, dipende, l'inconscio è atemporale e aspaziale, ma appunto è bivalente. E mi viene in mente qui Matte Blanco, su cui fece anche un esame, l'inconscio come insiemi infiniti. Però, allora, io potrei dire che il tempo semmai è intersoggettivo e che in questa intersoggettività certamente c'è una forma di oggettività. Ma che il tempo esista di per sé, senza nessun percettore che colga lo scorrere degli eventi e quindi l'apparizione e sparizione di questi oggetti sensibili, io non ci scommetterei. Tra l'altro, diciamola tutta, mi viene in mente, no, l'esempio del fatto brutto che io già ti ho contestato, cioè che noi col computer, per esempio, già abbiamo una prova che siamo in una realtà materiale. Beh, allora, se questo lo dici in base ai sensi, non lo puoi dire in realtà, perché con i sensi tu appunto hai a che fare non con gli oggetti, ma con le immagini visive, tattili, con quindi oggetti sensibili percepiti, che appaiono e scompaiono dal tuo orizzonte. E quindi è con il concetto, con la ragione che tu e tutti quanti crediamo che queste immagini abbiano un significato, che abbiano un funzionamento, insomma, che rappresentino qualcosa. Quindi certamente queste idee sensibili, questi oggetti sensibili che abbiamo di fronte al nostro punto di osservazione, non sono rappresentazioni, ma rappresentano qualcosa. Significano qualcosa, indicano qualcosa. Almeno per noi, cioè, sto dicendo un'ovvietà, ma è così. Allora, diciamola tutta, ha detto, se mai stato operato con anestesia generale, la tua coscienza sparisce e quando ti svegli il tempo è passato. Chi lo ha percepito? Beh, allora, già questo tipo di obiezione l'ho affrontato, perché se il tempo esiste solo soggettivamente e non presupponiamo che esista una realtà esterna temporale, ma solo esterna immutabile. Allora, il tempo scorre solo soggettivamente, vuol dire che quando uno va in anestesia, il tempo per lui non scorre nel suo spazio-tempo, nel suo campo mentale, non c'è nessun evento. E quindi l'istante in cui si addormenta, cioè percepisce di addormentarsi, e l'istante in cui si sveglia, coincidono, non c'è un tempo che scorre. Il tempo scorre nella prospettiva dei medici, di chi opera. Perché il tempo reale, quello di cui noi abbiamo esperienza, è solo il tempo soggettivo. E quindi il loro tempo non influenza il suo, ognuno vive il suo tempo di scorrimento. Il fatto poi che in questa visione gli eventi siano comunque sincronizzati si spiega bene con l'idealismo di Berkeley e con la teoria dell'armonia prestabilita di Leibniz, dove quindi basta supporre che ci sia una fonte universale che sincronizzi tutti gli elementi in modo da farle avere la stessa rappresentazione del mondo e quindi la stessa catena di percezioni sensibili che rappresentano la stessa regolarità fenomenica, che in questo sistema di tempo e spazio soggettivi si può comunque avere un'esperienza poi
integralmente oggettiva della materialità della nostra esperienza sensibile. Beh, allora diciamola tutta, dice esiste comunque come costante che tu lo voglia o no. Io potrei dire no, semplicemente esiste come costante l'eternità, semmai. Quindi un qualcosa di eterno che non ha inizio e non ha fine. Un qualcosa ci dovrà pure essere di eterno. Ma che questo eterno sia in divenire temporale infinito, non si capisce dove vada e da dove parta questo divenire, che senso abbia. Infatti l'eterno ritorno di Nietzsche la dice lunga su questo concetto di temporalità, di divenire, eccetera, non è evidente. Allora. Diciamola tutta, dice, ma intanto il tuo corpo è cambiato, quindi per ragioni sufficienti io inferisco che, e quindi la critica di Kant mi appare coerente. Eh no, però la critica di Kant non dimostra che il corpo sia trasformato. Potrei benissimo supporre che prima di addormentarmi o di andare sotto anestesia, Dio mi proietti una percezione del corpo, quindi un'idea sensibile del corpo. Dopo ne proietta un'altra, coerente con il contesto che si va a rappresentare dopo, nel mio tempo, nel mio spazio. Quindi non è una necessità questo tipo di spiegazione, diciamo, alla Kant. Allora, Henry Critical dice, che cos'è per te il DNA? Come mai la restante parte non scoperta viene considerata inutile dalla scienza ufficiale? Non ho approfondito la questione, quindi preferirei non rispondere, anche perché avrei comunque delle riflessioni da porre, però mi dilungherei anche troppo. Pseudoscienza dice, critichi un materialismo antiquato, ci sono teorie molto avanzate che giustificano il materialismo, il pensiero di Richard Dawkins. Ad esempio, è molto più complesso del materialismo che tu proponi. Però io temo che tu non abbia capito la critica radicale dell'idealismo. Non è soltanto ad alcuni aspetti della sensibilità che non potrebbe esserci fuori dalla percezione e dalla mente, che quindi sarebbe inconcepibile l'universo materiale fuori da una percezione e da una mente, ma ci sono anche altri aspetti che forse non ti sono chiari di questa critica dell'idealismo. Pseudoscienza dice, se io venissi anestetizzato senza che la causa sia a me nota, se ci fosse una causa che nessuno percepisce, come mai l'anestesia funziona comunque? Beh, te l'ho detto, comunque c'è una realtà esterna o assoluta che proietta, secondo questo schema idealistico, e questo è un approfondimento che ho elaborato io per dare ancora più coerenza e ordine a questa teoria, che rispecchia l'interiorità di qualunque individuo. E quindi la realtà sensibile è simbolica. Ora, non ti so dire ogni istante della vita, ogni situazione matematicamente perché corrisponde a un certo vissuto e a un certo stato d'animo, ma potrei giustificare il fatto di essere anestetizzati all'improvviso senza saperne le cause, senza esserne al corrente, presupponendo che corrisponderebbe anche quel tipo di condizione a una corrispondenza con stati mentali. E di più potrei anche dire che dopo, al tuo risveglio, siccome la realtà sarebbe multidimensionale, non è detto che al tuo risveglio la causa del tuo svenimento debba essere per forza l'anestesia. Potrebbe anche essere fittiziamente intesa come altra causa. Sei tu che la vai a determinare, tra virgolette, retroattivamente, vedasi il collasso della funzione d'onda e il paradosso di Wheeler, l'esperimento di Mandel, non solo quello delle due fenditure, e quello che ha detto il fisico Fabrizio Coppola a tal riguardo. Tra l'altro ci sono anche altri fisici in rete che sono d'accordo. Addirittura un fisico che non è d'accordo con quello che dico, dice però che ad esempio c'è la teoria ad automi cellulari che dal punto di vista della struttura matematica converge almeno parzialmente con quello che è il fondamento dell'idealismo, cioè che alla base della realtà ci sono strutture immutabili e quindi la matematica ci va a nozze, perché per la matematica ci sono dei principi validi universalmente incontrovertibili che sono la base della realtà. E poi ci sono anche altri fisici, come ad esempio Fonzi, l'utente Fonzi 102, che
Invece dice di essere d'accordo con l'idealismo di Berkeley come migliore interpretazione attualmente dei paradossi quantistici. Non a caso, non lo dico solo io, lo dice anche uno studioso di fisica come Fonzi, lo ha detto anche Fabrizio Coppola, purtroppo scomparso, lo ha detto anche John Organ, divulgatore scientifico di meccanica quantistica, e chissà quanti altri. Cioè, voglio dire, uno se va a indagare e a conoscere poi i pareri di tutti gli altri, chissà come va a finire. Però questo è soltanto per dire che non sono l'unico scemo, l'unico fesso, insomma, non è che voglio dare autorevolezza a quello che dico dicendo che ci sono altri. È per togliere, diciamo, sfiducia e scetticismo in chi non è addentrato in questi argomenti e magari mi sente per le prime volte e dice, vabbè, ma solo tu dici questo? No, ci sono anche altri personaggi più autorevoli di me, fisici, studiosi che dicono questo, quindi un fondamento non soggettivo in tutto questo, state sicuri che ci sta. E non risulta che siano stati contraddetti da qualcuno, cioè risulta solo che loro abbiano posto una considerazione critica nei loro testi verso l'interpretazione alla Copenaghen condivisa universalmente dall'ambiente accademico dei fisici, ma il contrario non risulta, cioè non risulta che i fisici materialisti, riduzionisti, abbiano dimostrato che il collasso della funzione d'onda sia totalmente riducibile alla invasività delle osservazioni. Coppola ha dimostrato che la luce di per sé non dimostra che causi il collasso, perché la luce utilizzata dagli scienziati, i fotoni usati per osservare il collasso degli elettroni, non interagisce con gli elettroni. Almeno non prima che già sia avvenuto il collasso. E comunque c'è un altro problema: perché mai la luce, anziché deviare l'onda dell'elettrone, la farebbe collassare in particella? In ogni caso, quindi rimane il problema della determinazione. Ci sta il problema della non località. Come si giustifica meglio il principio di non località? Presupponendo che l'universo fuori da noi è una realtà oggettivamente estesa, spaziale e temporale, che però è magicamente trascesa da un'unità profonda che connette tutte le particelle dell'universo, oppure presupponendo che la realtà fondamentale della quale fanno parte anche le particelle, non come oggetti estesi nello spazio-tempo, ma come informazioni, dati, numeri, siano già tutti contenuti in un punto, senza distanze, e che quindi ci siano già tutte connesse. Allora, ho perso un poco il filo dei commenti. Allora, giustificare che lo svolgimento fuori dalla coscienza sia simulato per il mondo esterno è accettabile, ma se produce effetti direttamente su di noi, implica che c'è un mondo fenomenico fisico fuori di me. No, perché anche se tu avessi degli effetti, gli effetti potrebbero essere giustificati retroattivamente, tra virgolette, retroattivamente. Sarebbero retroattivi se fossimo in una realtà materiale che non potrebbe ospitare coerentemente la retroattività. Ma in una realtà di tipo ideale, come quella che ho cercato di descrivere, gli effetti si possono giustificare con un'azione apparentemente retroattiva, ma che non lo è. Pseudoscienza dice, ha giustificato il problema del DNA dicendo che quelle parti sono o inattive oppure sono frutto dell'evoluzione della specie. Diciamola tutta, ha scritto, dimentichi che stai parlando di rapporti con altre menti e quindi esse est percipi, diventa esse est percipere. Beh, allora, comunque, non, anche se noi siamo in rapporto con altre menti, lo siamo alla Leibniz, alla teoria dell'armonia prestabilita di Leibniz, dove le menti non sono in comunicazione diretta, ma sono in comunicazione indiretta perché percepiscono tutte un mondo di percezioni di oggetti sensibili ordinato e uguale anche per le altre quando siamo svegli. E quindi loro interagiscono, le menti interagiscono con le proiezioni sensibili degli altri che appaiono nel proprio campo mentale e viceversa. Quindi è un'interazione sincronizzata che però non è diretta verso le altre menti, ma verso l'interno di sé. Quindi noi interagiamo con il mondo intero dentro di noi, dentro il nostro campo mentale.
grazie a questa sincronizzazione. E il Manu dice: Dio proietta in ogni istante ad ognuno una sensazione diversa del corpo senza che ce ne accorgiamo. Maurizio Fedeli dice: il tempo scorre negli altri sincronizzati. Paul Theta dice: esatto, pseudoscienze, percepiamo con la mente, ma essa è immersa nell'energia. Pseudoscienze dice: riguardo all'MQ, visto che ne hai parlato, per determinare lo stato della particella bisogna utilizzare delle particelle che interferiscono con l'onda. Per essere nella nostra coscienza, l'informazione dobbiamo interferire con la particella. Ecco perché a te sembra che sia la coscienza, ma è interferenza fisica. E no, ti ho appena dimostrato che non è evidente, anzi è un problema, perché non spiega come mai questa interazione la trasformi in particella. E comunque c'è l'esperimento di Mandel e quello di Wheeler che non riducono, non, dicono che è impossibile ridurre questo a un'interazione fisica tra particelle, che sembra necessaria la coscienza, addirittura le aspettative degli scienziati per determinare l'esito dell'osservazione. Qualcuno può dire: hanno fatto degli esperimenti in laboratori che nessuno osservava, e dopo gli scienziati sono andati a vedere gli esiti degli esperimenti quantistici e hanno rilevato che i fenomeni e gli esiti sono accaduti in un certo modo, anche se nessuno li stava osservando in quel momento. Azione retroattiva. Se siamo in una realtà ideale del tipo che ho descritto prima, tutto si giustifica perfettamente con l'azione apparentemente retroattiva di ricostruire dal presente quello che è accaduto nel passato non osservato direttamente. È solo nell'idea di una realtà materiale che sembra che debba esserci per forza questa presunta evidenza che non c'è. Comunque, carissimi, io devo proprio chiudere, mi sono trattenuto anche oltre il limite, come ho detto prima, che mi ero prefissato. Spero che si mediti su questa critica. Il materialismo cade nel rappresentazionalismo, che è problematico, è paradossale, sgangherato. L'idealismo no. L'idealismo cade nel realismo, cade nell'oggettività. E noi percepiamo direttamente la materia nell'idealismo, cioè gli oggetti sensibili sono energia sostanziale, che però non è un oggetto fisico esteso in uno spazio-tempo esterno da noi e dagli altri, ma è un'idea sensibile, fatta di energia e proiettata da Dio, e che attraverso nessi ideali non causali è in relazione con tutte le altre idee. Allora, diciamola tutta, dice: il problema è che l'idealismo di Berkeley è nato per glorificare Dio, o nel tuo caso la Matrix, presupposto a cui partono tutti i ragionamenti. Ma io non direi per forza, cioè potrebbe anche essere che Berkeley abbia avuto come motivazione psicologica di glorificare Dio, ma più che altro voleva dimostrare che la realtà dei sensi non è quella presunta materiale esterna, ma che in verità è materiale, come ho detto adesso, cioè gli oggetti che noi vediamo sono fatti da un'energia, non sono rappresentazioni vuote, ma non sono esterne però, e invece secondo il materialismo quelle che noi vediamo dovrebbero essere per forza rappresentazioni vuote e astratte dentro il cervello, che sarebbero copie degli oggetti esterni. No, quindi non è una fallacia dell'affermazione del conseguente, perché anche se per Berkeley la motivazione potrebbe essere questa, ciò non implica che la costruzione logica e deduttiva che lui abbia posto per dimostrare la tesi dell'immaterialismo, che poi non dovrebbe chiamarsi immaterialismo, sia sbagliata. Questo non è un argomento poi che dimostra questo tipo di accusa. Beh, pseudoscienza dice: facile con un dio o Matrix che sia lì, che ti sistema dove ci sono i buchi. Questo trucchetto il materialismo non lo ha. E vabbè, ma non è che una teoria deve per forza essere condannabile solo perché in qualche punto è più semplice e risolve radicalmente i problemi. A volte può anche essere che i problemi non siano mai risolvibili se ci ostiniamo a cercare la spiegazione più complessa. Come infatti non potrà mai il materialismo giustificare il salto logico dell'emergentismo o i paradossi quantistici, non lo potrà mai logicamente fare. Perché proprio perché il principio di non contraddizione
è un principio valido universalmente, non è che vale per noi adesso in questa epoca, varrà per sempre. Quindi non è che scoprendo nuovi dettagli automaticamente il salto logico sarà colmato. Il salto logico può essere superato solo qualitativamente, mica quantitativamente, sapendo un po' meglio nei dettagli l'ordine dei processi, come avviene nel cervello. Il problema è proprio radicale. Come mai quei processi meccanici descritti dal materialismo in quei termini possa causare la coscienza? Questo è uno dei tanti problemi. Non è un problema di dettaglio, cioè di sapere che se noi sappiamo l'ordine di questi processi meglio, allora poi abbiamo risolto il problema. Il problema rimarrà sempre se non viene risolto qualitativamente. Allora, diciamola tutta, dice quindi partiamo con un bel sé. Va bene, partiamo con un bel sé, però anche il materialismo deve partire con un triplo, quadruplo sé, visto che non sfocia addirittura in una posizione più scettica della materia, cioè ce ne rendiamo conto che il materialismo sfocia in una forma di scetticismo della materia molto più radicale dell'idealismo. L'idealismo di cui parlo non nega che gli oggetti sensibili siano materia ed energia che appare nella nostra coscienza, ma nega altre cose che ho già spiegato. Il materialismo invece ci cade nello scetticismo totale di quello che presuppone, perché cade nel rappresentazionalismo. Tra l'altro, e qui concludo, chi si rifà a una visione esistenzialista, fenomenologica, riprendendo Husserl, come per esempio, non so, qualche filosofo contemporaneo, adesso mi sfugge il nome, Merleau Ponty, spero di averlo pronunciato bene. Ecco, pensatori, pensatrici di questo tipo, soprattutto contemporanei, se ne escono con queste sciocchezze del tipo, non so se le avete presenti. Noi percepiamo il mondo e vediamo che questo mondo che percepiamo è indipendente dal nostro pensare. Beh, questo c'era arrivato anche Berkeley a capirlo, eh. E invece, se fosse una rappresentazione, dovrebbe essere uguale alle nostre immaginazioni. Che argomento è questo? Va benissimo, questo che vediamo, questo mondo sensibile, non può essere una mera rappresentazione, sono d'accordo. Ma c'è un problema per questa posizione. Io ho la prova assoluta di quello che sto dicendo, ho fatto un sogno lucido e tutti le potete fare, quindi se non mi credete, inducetevi un sogno lucido e constatate quello che sto per dirvi. Questa è una considerazione a parte, ulteriore, di quello che ho detto prima. Io stavo sognando un'ambientazione e mi sono accorto di star sognando, nonostante questo, clamorosamente quello che stavo sognando rimaneva lì davanti a me. E persino il corpo che io vedevo di me stesso e sapevo che stavo sognando, stava lì, oggettivamente rispetto alla mia immaginazione, tant'è che io stavo contemporaneamente immaginando che il mio corpo primario, sensibile, cioè questo qui, stesse nel letto steso e quindi stavo immaginando il mio corpo, la mia camera, insomma, e me stesso che dormivo mentre stavo sognando questo. Allora, com'è possibile che se il sogno fosse solo una rappresentazione, secondo quel discorso non avrei potuto distinguere la rappresentazione che stavo avendo dell'immaginazione di me, corpo primario, steso sul letto rispetto al sogno lucido che stavo avendo, e che in maniera inquietante rimaneva lì. Allora io sono giunto alla conclusione che anche i sogni non sono rappresentazioni, sono proiezioni di idee che seguono un altro ordine, un altro tipo di leggi, rappresentando altri tipi di realtà, di ambientazioni, di livelli di esistenza, che non sono delle totali creazioni soggettive. Soprattutto i sogni lucidi e le ombre. Questo è poco fuori di dubbio. Va bene, e allora mi fermo qui perché altrimenti rischierei di andare troppo oltre e
non si coglierebbe il messaggio di questo video, io volevo limitarmi e dire: guardate, il materialismo che accusa l'idealismo di essere rappresentazionalista cade nel rappresentazionalismo e quindi cade nello scetticismo della materia. Quindi più di questo non vorrei aggiungere. Vi ringrazio, ringrazio tutti della partecipazione. Vi auguro come sempre buona vita, buona consapevolizzazione e continuate a seguire i miei video. Grazie a tutti.